posti, dunque gara 3, sempre allievi, sempre 18 giri, tutto pronto, dunque massima allerta, ritornano le corse. Allora ci siamo, direzione corsa, Giovanni Gamberini, Tonino Pasini, mi confermate tutto ok? Pronti, pronti per farla partire questa gara 3. Signori, l'applauso per la partenza della categoria allievi. Meno 5, 4, 3, 2, 1, spettacolo con gara 3. Ecco volata, c'è un anticipo di un atleta. Prima volata con i 5 punti che vanno a Leonardo Mosca, atleta umbro della Nestor Sea Marciano, che si impone nettamente in questo. Atleta Soffigalli, che si aggiudica la volata. È un testa a testa, stavolta sembra prevalere Lorenzo Casadei della Fiumicinese, ancora su viola e Mosca. In attesa del quarto classificato, sprint lanciato, 5 punti in palio per il primo classificato. E attenzione, è un testa a testa veramente molto molto bello, photo finish. Proprio sotto la nostra postazione, corridori eventualmente doppiati sono pregati di lasciare libera la sede stradale. Attenzione perché lo sprint è stato siglato magistralmente, lanciatissima, grande sprint. E attenzione, gara 3, l'epilogo con Viola va a prendersi 5 punti. Attenzione, Donatello Viola va a prendersi 5 punti. Attenzione perché sono punti pesanti. Andiamo su questa trinta che arriva dalla provincia di Potenza. Signori, spettacolo, Donatello Viola festeggia in grande stile, è sua gara 3. Estrarre i 5 biglietti fortunati. A te Cristian per la presentazione degli juniores in gara. Gara 1, anche qui doppia batteria. Gara 1 juniores, numeri pari. Abbiamo per la Porta Sant'Elpidio Zerit Service con Cristian Ioli e Alessandro Satta. Per il Ponte Collina Cicli Falgiani, Antonio Davola e Andrea Zandri. Per il Villa Fontana, Otman Beckmans, Luca Fumanti e Francesco Miraglia. Per la Scappore. Gara 1, juniores 3, 2, 1, scatta ufficialmente gara 1. Lo sprint lanciato. E attenzione, grande subito lo spunto di Nicolo Gozzi, dorsale 54. Dorsale 54. Appunti classicamente i primi 4, ancora una volta è Nicolo Gozzi. In seconda ruota Daniele Vigilio, altra ruota veloce del Sidermec. Attenzione, sprint, nuovamente ritornano i velocisti e nuovamente uomini Sidermec nella fattispecie. Va a prendersi 5 punti Federico Corvini. E nuovamente la testa della corsa, ci siamo. Tiziano Lanzano va a prendersi l'applauso, va a prendersi 5 punti. Signori, applaudiamoli questi tentativi. Tiziano Lanzano, tutto solo. Unione Ciclistica Foligno. Arriva anche il secondo, dorsale 46 per Francesco Zandri, che è campione regionale marchigiano in carica. Fresco, reduce dalla prima vittoria per Somagnola. Tanto è stato raggiunto Tiziano Lanzano, grande, grande ritmo ancora una volta. Sprint. Gozzi con seconda ruota, uomo Bevilacqua, attenzione, andiamo a verificare i dorsali, quindi Matteo Gozzi, altri 5 punti. La volta che anticipa la volata del gruppo. Ed è il penultimo sprint, ancora una volta un testa a testa importante, emozionante. Ancora Gozzi, dorsale 54 e 52 con Daniele Di Giglio che va a prendersi i 3 punti spettanti al secondo.
ancora una volta una volata spettacolare. Attenzione, 5 punti finali che vanno a Marco Cecchini, atleta di Pesaro, che va a prendersi gli ultimi 5 punti in palio, pluricampione regionale Marco Cecchini nelle categorie minori. Temare per l'azzurro della pista, Nicolò Bozzi sale sul primo gradino del podio e viene medagliato dal presidente del comitato marchigiano Lino Secchi. Stretta di mano, arrivano anche le Miss a fare da cornice in questo momento importante qui a Gabicemare. Gara 1 juniores, numerazione pari. L'applauso per Nicolò Bozzi, il bacio delle Miss e la consegna del